giorni insieme a me, muovendo abissi di perché, sera insieme a te, scacciando fughe dai tuoi ma, soli siamo noi, in questa notte quando ormai l'ombra fugge già, fra neutri e neri e poi chissà. Il titolo stesso, Tira fuori l'anima, già il titolo racconta veramente tanto, tanto, tanto di me. L'erba sotto significa proprio la terra, il contatto con il terreno, con il mondo proprio, e la ragazza si solleva, quindi alza tutto il suo essere, si solleva quindi dai problemi, dalle preoccupazioni, perché oggi ce ne stanno veramente tanti, si solleva e tira fuori dal suo cuore, quindi dalla sua anima, il meglio di sé. Le farfalline sono tutte le possibilità, le opportunità che ognuno di noi possiede, le doti, per essere precisi, per usare il termine che a me piace tanto, perché io penso sempre che ognuno di noi ha tante doti e magari facciamo fatica ad usarle, facciamo fatica a parlarne, facciamo fatica a metterle in atto, perché pensiamo sempre che gli altri siano più bravi e che riescano a fare delle cose migliori di come le possiamo fare noi. In realtà noi spesso non consideriamo nemmeno la possibilità di metterci alla prova e quindi non valutiamo il fatto che potremmo essere meglio in quella cosa di altre persone, di altre situazioni, e in questo modo ci scappano dalle mani tante belle opportunità che magari è accadute al nostro vicino, semplicemente perché quella cosa ce la siamo fatta scappare. Quindi l'invito è proprio questo, a tirare fuori il meglio che ognuno di noi possiede, il meglio che sta all'interno di noi, il meglio con cui siamo nati e che non aspetta altro. Voglio leggervi un po' di righe, la dedica che è stata fatta su questo libro a tutte le persone che lo leggeranno. Dedicato a chi ha un sogno, ma lo tiene nel cassetto, ha paura di tirarlo fuori. Ci sono problemi di razza, di cultura, di sesso che lo imprigionano, rendendolo prigioniero. Rompere le catene è possibile. La forza della volontà fa miracoli. Il coraggio viene dall'anima, perché ognuno è la luce di se stesso. Incitandovi ancora una volta a tirare fuori tutto ciò di bello che avete. La protagonista di questo libro è una donna che si chiama Luce, e il nome stesso che è stato scelto proprio per dare la spiegazione ancora più forte al concetto che dicevamo prima di luce, il fatto che all'interno di una stanza buia si possa accendere la propria luce e possa essere abbastanza forte per riuscire a durare nel tempo e ad illuminare tutta quanta la stanza. Pensate un po' ad una stanza buia, quanta luce può fare la luce di un fiammifero. Sembra una cosa piccola e insignificante, eppure la stanza si illumina perché quella luce è sufficiente per fare quel poco di luce che serve. Io penso alla mia vita in questo modo: a qualcosa che sicuramente la può illuminare, a qualcosa che la può rendere migliore, a qualcosa che mi può aiutare ad essere migliori tutti i giorni. È la stessa cosa che auguro a tutti quanti voi. La storia di questo libro è una storia molto particolare, è la storia di una Lorenza e di una famiglia che nella tua casa spesso succede che le violenze domestiche possono essere presenti. E quello che conta veramente è affrontarlo insieme, è cercare di tirarsene fuori, è superarla, avere il coraggio e la forza di dire posso andare avanti, posso farcela, perché anche altre persone l'hanno superata, lo posso fare anch'io. E poi ricordiamoci sempre che la forza la troviamo dentro di noi, io di questo ne sono assolutamente convinta, e quindi il fatto di invitarvi a guardare avanti,
a fare di più, a fare di meglio, a farlo con forza, è quello che mi auguro che possiate fare leggendo questo libro dal titolo proprio premiante, Tira fuori l'anima, quindi tira fuori te stesso. All'interno del libro ci sono logicamente situazioni positive e voglio leggervi un pezzo che secondo me è particolarmente così articolato, ricco di indizi, colpi di scena. Carlo cercava la famiglia perfetta. Ferito dalla morte del padre per la malattia, lasciato in balia di una madre che non sapeva fare, non voleva fare la madre. Cercava la famiglia perfetta nelle cose che gli erano vicine, nelle persone che credeva essere suoi amici. La sincerità e la disponibilità della famiglia dell'amico gli erano apparse come donne ben vestite, ammaglianti, elegantissime. Gli occhi dell'ingenuità non gli avevano permesso di vedere che, invece, in realtà era vestita di soli stracci. Stracci più vecchi e più consunti dei suoi, e anche quando notava qualcosa che non funzionava, era pronto a chiudere la porta per non vedere. Né tantomeno la madre sentiva il dovere di vedere la serenità e la verità. Lasciava che il suo ragazzo si nutrisse di cibo in un altro. Oltretutto ha variato che non mangiasse a volontà pensando che fosse migliore del proprio, senza mai confrontarsi con l'altra madre, per giudicare se realmente costei fosse migliore di lei. A casa di Alberto un'altra madre, anch'essa incapace di fare la madre, si era vestita di egoismo, lasciando che gli altri potessero portare avanti un compito che spettava solo e soltanto a lei. Lo stesso egoismo che anni prima l'avrebbe lasciata morire dissanguata dallo stesso uomo che tanto si cucciava di difendere per mantenere la facciata. Quante e quante volte Carlo aveva sentito parlare di quel giorno, ne conosceva i particolari a memoria. Il giorno in cui suo marito era morto, quel giorno il mondo si era fermato e la sua vita era cambiata irrimediabilmente. Era stata costretta ad abbracciare il lavoro. Lei che odiava lavorare e che di lavoro di pulizia di casa di un'altra persona, un'altra donna impegnata tutto il giorno in un lavoro che amava e per cui aveva studiato, che le dava gioia di vivere. Un dialogo tra due donne. Grazie a te posso dedicarmi a ciò che mi piace, cosciente che la mia famiglia è al sicuro. In cambio, avrai soldi a sufficienza per crescere la tua famiglia. Siamo pari dunque. Per Pia si trattava di un lavoro vomitevole. Lei che non si era mai piegata a nessuno, ma questa volta era stato un destino a piegarla. E che piega! Fare la donna delle pulizie. Non si era mai sentita più umiliata di così. Non aveva trovato di meglio, questa era la verità. E per una vedova affamata non era facile neanche tergiversare per altro tempo. Aveva mandato giù il rospo, ecco che cosa aveva fatto. Non aveva mai perdonato né Dio né tantomeno se stessa. E i figli? Loro che colpa ne avevano? Dovere di mantenerli? Semplicemente aveva lasciato che cercassero altrove ciò che lei non era disposta a dare, alleggerendo il suo fardello. Povero Carlo, era cresciuto nella noncuranza della prima famiglia e nella menzogna della seconda famiglia. Che pena! Allora, qui il brano è abbastanza forte, però racconta esattamente delle situazioni particolari. Carlo che cerca comunque di andare avanti, di trovare la forza, la volontà di credere in qualche cosa, di costruirsi qualcosa fuori di quella che è la famiglia reale. In realtà
trova una situazione ancora più complicata, ancora più forte. È una cosa che spesso succede in tutti noi. Pensiamo che l'erba del vicino sia sempre più verde della nostra, che gli altri riescano a superare i loro problemi con un fare e un piglio migliore del nostro. Ma non è così. Molto spesso invece soccombono. Magari noi siamo talmente presi a piangerci addosso che non ce ne accorgiamo. Molto spesso affrontano i problemi e le difficoltà con meno pazienza di noi, con meno intelligenza e vedono meno strade. Chissà perché queste cose si capiscono con la maturità. Anche io me ne sono accorta che ero già abbastanza grande e avevo i figli magari già abbastanza grandi. Ed è anche forte il fatto che si cerca di tramandare la nostra esperienza ai nostri figli, che ci ascoltano poco e male, sempre perché pensano che gli altri siano migliori di noi o perché pensano che l'esperienza dei genitori debba essere diversa dalla loro o che non sia abbastanza sufficiente per loro, perché i loro tempi sono diversi, le loro esperienze sono diverse e loro possono fare senza di noi. È un pensiero che ho avuto anch'io, che sicuramente abbiamo avuto tutti, credo che faccia parte dell'essere umano, di essere persone che comunque cerchiamo in qualche modo di cavarcela. Però io nel corso degli anni mi sono accorta che a volte le possibilità sono le stesse. Quello che cambia realmente è come viene giocata la partita, quanto impegno ci si mette, quanta intelligenza siamo disposti a dare e quante ore in più siamo disposti a lavorare. Mi viene in mente un servizio che hanno fatto alla televisione qualche giorno fa e parlavano di un certo campione. Era più bravo degli altri a calcio, perché arrivava un'ora prima degli allenamenti, gli altri arrivavano, si faceva allenamento insieme e poi lui si faceva un'altra ora a successione, quindi faceva due ore in più rispetto agli altri. Sembra una cosa semplice da fare, l'impegno che si può mettere in una situazione, ma a volte è proprio questa determinazione, è questo fatto di essere impegnati fino alla fine con se stessi, di essere così forti da sconfiggere tutti i pensieri negativi che ci possono essere nell'arco di quella giornata. Anche quel giocatore di calcio sicuramente avrà avuto tanti impegni e tante situazioni che magari lo rallegravano di più di farsi due ore di allenamento in più degli altri, ma ha creduto in se stesso, ha creduto di potercela fare, ha visto il traguardo dove gli altri non vedevano. È per questo che ha guadagnato di più, è per questo che ha scommesso di più su se stesso e alla fine ha vinto. Queste piccole cose spesso ci sfuggono. Nel mondo del lavoro non te le dice mai nessuno, si aspetta che tu arrivi a capire da sole quando sei già abbastanza grande e maturo. Qualche volta si capiscono quando siamo già troppo grandi, magari vicino alla pensione e non riusciamo neanche a fare marcia indietro. Allora io sento spesso i miei colleghi che sono andati in pensione: se l'avessi capito prima, se ci avessi pensato prima, se mi fossi dato una possibilità prima. Sono parole brutte da dire a chi rimane a lavorare, ma sono parole peggio quando le dici a te stesso: se mi fossi dato una possibilità prima. Tutti quanti pensiamo di darcele, pensiamo di fare il nostro meglio all'interno della nostra giornata, della nostra vita, con i nostri mariti, con i nostri figli, con i nostri amici e anche con se stessi. Ma spesso quello che facciamo non è abbastanza, quindi il mio invito di oggi è proprio questo: a tirare fuori il meglio che avete e soprattutto ad avere il coraggio di metterlo nel piatto. Qualche giorno dopo che il braccialetto aveva trovato posto nella mia cassaforte, lo ammiravo tenendolo alle dita, seduta sul bordo del letto della mia camera. Lo uccidava come la persona a cui era appartenuto per tanto tempo, ma che si era privata di indossarlo per paura di macchiarne l'immacolata bellezza. Vice si sentiva custode di quell'immensa fortuna, sapendo che era destinata ad una giusta causa che lei non aveva, a qualcosa di buono, qualcosa legato all'amore, quell'amore che batte solo nel petto di certe donne, quelle che hanno saputo dare speranza ai propri desideri, innaffiandoli nel tempo affinché non muoiano e che si possano mantenere bene fino alla giusta primavera.
quella che è stata preparata per la loro fioritura. Era morta nel corpo, ma era rimasta viva e vegeta nella mia speranza, nell'amore che avevo speso per crescermi, per tramandare la speranza di una vita intera, il saper vivere, il saper amare. Tutti fanno finta, solo pochi sanno farlo per davvero. Lo sapevo, nessuna avrebbe cancellato tutti i suoi insegnamenti. Dice era sempre stata la migliore delle maestre. Solo adesso aveva cambiato casa. Stava dentro una pietra chiamata cimitero. Ma per me non sarebbe mai morta. L'avrei interrogata ogni volta che mi aveva avuto necessità. I suoi consigli per me erano troppo preziosi. E un giorno, ne sono certa, ci incontreremo di nuovo e ne avremo di cose da raccontare per quell'occasione. Sembra una cosa scontata, eppure oggi è la nostra ricchezza. Spesso i genitori sono fuori di casa tanto tempo, spesso tornano tardi e tornano stanchi e non ce la fanno a crescere la famiglia come succedeva una volta, quando si viveva tutti insieme e quando magari la mamma non lavorava perché c'erano meno esigenze a casa e quindi si poteva confrontare con noi, con i figli, tutto il tempo, tramandando in maniera esemplare quella che è la propria esperienza. Oggi purtroppo per tante situazioni, per tante variabili non è più possibile questo, il 99% delle donne lavora, sicuramente alcune lavorano per scelta, ma tante altre lavorano per necessità. I soldi a casa servono, le esperienze e le cose che si devono fare sono tante. E spesso viaggiano anche, per cui magari quando si fanno per tornare a casa mezz'ora, 40 minuti di treno o addirittura la macchina, che è ancora più pericolosa. Si arriva a casa e si è stanchi e non si ha voglia di ascoltare i problemi del figlio e spesso si risponde anche male perché tu sei talmente stanca e talmente esausta, hai dato tutto quello che avevi al mondo del lavoro che non ce la fai ad ascoltare anche la famiglia, a confrontarti con la famiglia e a dare il tuo bene, perché il bene una madre ce l'ha sempre, una moglie ce l'ha sempre, ma qualche volta è difficile trasmetterlo, è difficile darlo. Quando si è stanchi poi, come si dice, con le cartucce scariche, con le batterie scariche, è complicato ogni cosa. E allora spesso quel poco che si utilizza per le cose pratiche, quindi preparare la cena, stirare il bucato, scaricare la lavatrice che è rimasta dal giorno prima e magari parlare, dialogare, confrontarsi con la famiglia è una cosa che si fa poco, sempre di meno. E purtroppo la società oggi ne risente tanto, tanto, tanto. Ed è per questo che il bullismo aumenta sempre di più e che il rispetto che manca verso la persona purtroppo diventa un problema da affrontare in continuazione, non è soltanto nelle scuole, ma è anche in piazza e anche fuori di casa. I nonni quindi diventano fondamentali, diventano qualcosa che mantiene in piedi quella che è la tradizione, mantiene in piedi la voglia di cucinare, di fare, di uscire, di mangiare un gelato, di fare una semplice passeggiata, andare al mare, giocare con il bambino. È qualcosa che diventa un'eccezione, un bene che non tutti si possono permettere, perché chi magari abita nella grande città, sta solo con i genitori, una famiglia nucleare, non ha i nonni vicino e magari passa il tempo a casa da solo o passa il tempo con la babysitter. E quindi non può neanche cibarsi di queste belle leccornie che possono essere i nonni e le nonne. Nel caso del nostro libro, la nonna invece si prende la responsabilità. Io direi proprio cresce questa ragazza, questa bambina che poi diventa grande,
meglio di come fa con sua figlia, perché può sembrare strano, ma a volte si fa fatica ad avere un dialogo e una comprensione con la propria figlia, perché i caratteri sono diversi, le esperienze sono diverse, magari la mamma è tanto positiva e la figlia è tanto negativa, e non si riesce a trovare quel piccolo filo di comunicazione, quel filo rosso che le lega. E allora succede che la nonna, non avendo un rapporto con la figlia, è come se sorpassa questo rapporto per parlare e per dialogare con la nipote. Magari la nipote ha un altro carattere, ha un altro modo di fare, e il rapporto nipote-nonna diventa qualcosa di fondamentale, di bello, di meraviglioso, che arricchisce sia l'una che l'altra parte. E la nonna in questo caso gioisce di più, perché è come se lei godesse di un rapporto che non ha avuto prima, il rapporto con la figlia. E in questo caso questo rapporto con la figlia è degenerato per tante situazioni, per cui questa persona non riesce neanche ad essere una buona madre. Quindi la nipote ha bisogno anche di una madre, è quello che farà la nonna. Ma la nonna non si permetterà mai di parlare male della mamma, di sua figlia, e non si permetterà mai di sorpassarla in quelli che sono i doveri che spettano in realtà soltanto ad una madre. E fa la nonna, la sa fare molto bene, è brava, è coraggiosa, è molto paziente. La pazienza è una dote che non tutti possiedono, ma è necessaria se vuoi vincere la battaglia verso il mondo e se vuoi educare tua nipote ad essere forte quanto te, ad affrontare la vita di ogni giorno con determinazione. È quello che riesce a fare molto bene questa nonna. Gli insegna addirittura come si fa la pasta, le tagliatelle fatte in casa, perché in quegli anni si usava fare le tagliatelle in casa. Gli mostra come si fanno i dolci, come si fa il ciambellone, cose semplici, cose di tutti i giorni, che però arricchiscono chi le riceve, perché tra un po' di farina e un po' di uova si mette in mezzo anche l'esperienza, si mette in mezzo anche il modo di fare, e le tradizioni possono andare avanti. E magari puoi insegnare a tua figlia, a tuo nipote, quello che avresti voluto insegnare a tua figlia. E lei aspetta sempre che il consiglio venga chiesto. Non è così presuntuosa da buttarsi avanti, però quando c'è quella piccola cosa che necessita non si tiene indietro e spiega esattamente quello che dovrebbe essere. E questa nipote non si fa scappare neanche una virgola, come dovremmo essere ognuno di noi. È capitato anche a me di essere così stanca e così sconcertata da non accettare nessun consiglio. Invece i consigli spesso arrivano dal mondo perché noi ne abbiamo bisogno. E magari noi a volte facciamo il piede nel campo e non ascoltiamo perché non ci va, perché ci fa più comodo l'altra soluzione, quella più vantaggiosa. La strada più corta difficilmente porta al successo o porta anche ai grandi risultati, però più corta è meno faticosa e magari ci ammarga di più. È successo a tutti, sono sicura che sarà successo anche a voi. Quello che conta veramente è non perdere il filo delle tradizioni, secondo me, il filo delle nonne, delle mamme, e di avere rispetto delle persone anziane, perché hanno così tanto da darci, così tanto da donarci. Questa nonna regala un braccialetto particolarmente prezioso di diamanti e rubini che è stato regalato a lei. Lei lo regala a questa nipote, non lo regala alla figlia perché sa che la figlia non lo apprezzerebbe. Lo regala invece a questa nipote e si raccomanda, farne un buon uso. Un uso per una cosa importante, non un uso per comprare la borsa firmata, il vestito firmato, un uso cose importanti. Questa ragazza lo verrà nascosto per tanti tanti anni e poi lo tirerà fuori, sì, nel momento giusto, nel momento in cui sa che deve investire se stessa, perché la nonna nel momento in cui glielo concede fa qualcosa di incredibile, gli dice: io so che tu hai un sogno nel cassetto e mi aspetto anche che lo realizzi, e quindi questo braccialetto, come se fosse una banconota, non può fare altro che aiutarti a realizzare il tuo sogno. Ed ecco che ancora una volta si sprona ad andare avanti, a farcela, a guardarsi dentro. Questa ragazza ha questo sogno, che è un sogno
che abbiamo in tanti, ma è un sogno che appartiene solo a lei e quindi ha tutto il diritto di goderselo, di portarlo avanti e di condividerlo con gli altri. E sembra una cosa semplice, ma non lo è, perché gli ostacoli che si incontrano durante il percorso sono così tanti e così auspici che a volte noi ci scoraggiamo e decidiamo di smettere e di non percorrere più quella strada. E questo forse è l'errore più grande, l'errore che poi da vecchi ci rimpiangeremo, morivamo e non l'abbiamo fatto. È facile puntare il dito sugli altri, poiché Dio l'ha fatto, ma noi verso noi stessi abbiamo questo rispetto? Abbiamo questa presunzione di dare il nostro meglio? Perché se non lo diamo noi, non lo possiamo nemmeno pretendere dagli altri. Gli altri potrebbero fare quello che facciamo noi, fare qualcosina che non sia il meglio, che non è eccezionale, è qualcosina. Il sopravvivere, come si usa oggi, vivacchiare è il termine che si usa spesso, ma non è la stessa cosa di vivere alla grande. Allora noi quando siamo ragazzi abbiamo 3.000 programmi, 3.000 cose da portare avanti e vogliamo, desideriamo vivere alla grande. E poi succedono tante cose, ma spesso quelle cose che succedono, non lo dimentichiamo, succedono perché ci stanno incanalando, ci stanno guardando la strada, ci stanno facendo capire come si procede, ci stanno insegnando ad andare avanti e a farlo in maniera appropriata. In poche parole, ci stanno insegnando a diventare una persona migliore, che affronterà e guarderà i problemi della vita con un altro occhio, con una mente allenata, con un'intelligenza pronta a sviluppare un altro progetto, il famoso progetto B, se il piano A non è andato a buon fine. Allora, perché non mettercela più tanto? Perché lasciare che gli altri possano decidere per noi? Perché non concentrarci sulle cose davvero importanti, su quelle che contano? Noi contiamo, il nostro avere conta. Avete mai pensato a quanto DNA, a quanta storia c'è nel nostro DNA? I nostri nonni, i nostri anni in generale, noi ne ha tanti. Loro hanno fatto delle esperienze, hanno avuto degli incoraggiamenti, degli insegnamenti che sono arrivati fino a noi e quindi arricchiscono il nostro sapere, la nostra esperienza. Noi facciamo quella determinata azione come se ce lo insegnasse qualcuno o ce l'avesse detto qualcun altro. Non vi devo certo ricordare che dall'epoca in cui abbiamo insegnato, imparato a camminare, ad oggi sono passati 2000 anni durante i quali sono successe tante cose e da ognuna di queste esperienze noi abbiamo imparato qualche cosa che non è soltanto leggere, scrivere, interpretare il giornale e anche metterci nel nostro e anche riuscire a far vivere quelle cose importanti che sono le nostre tradizioni, il nostro essere madri, padri, genitori, nonni. Quindi la prossima volta che ci chiedono un consiglio, la prossima volta che la vita ci mette davanti ad un'esperienza che ci può sembrare anche sbagliata o non conclusiva, guardiamola da un altro punto di vista, fermiamoci un attimo, riflettiamo su quello che sta succedendo. Davvero posso avere una strada diversa, un modo diverso di affrontare questa cosa? E se facessi A invece di B? E se facessi C addirittura? Non l'ho fatto mai, ma chi dice che questa non sia la volta giusta e che magari sia proprio quello che serve? Ogni volta che io mi sono fatto questo discorso è stata una volta buona. È stato quello che poi andava meglio di ogni cosa. E poi ai nostri cari fa piacere sentire che noi crediamo in loro, crediamo in noi stessi e soprattutto che siamo in grado di avere fiducia. La fiducia è qualcosa di incredibile. Io dico sempre che è il petrolio che manda avanti i nostri cuori. E come l'amore, forse peggio di l'amore, è qualcosa che ci spinge, che ci manda avanti. Anche quando andare avanti sembra impossibile, sembra difficile, sembra proprio impraticabile, ma proprio là, in quel momento, è quella piccola luce, la luce di un fiammifero, riesce a farci giorno,
riesce ad illuminare nella stanza buia e quindi ci dà altro petrolio, altro carburante per fare un altro passo, un altro minuto in avanti e magari ci toglie dal baratro. Io sento dire di tante persone che si sono uccise con questa crisi del Covid, con questo momento che sembra che la crisi non voglia finire mai. Il Covid è stato soltanto un ennesimo peggioramento, ma la situazione era già dolorevole prima. Tante persone non riescono a farcela perché mancano meno soldi. No, non mancano più soldi, mancano la fiducia, manca la voglia di buttarsi, manca la voglia di fare, nonostante ci possa sembrare difficile. Ma io dico sempre ai nostri nonni, quante volte la strada è apparsa difficile? Ma loro hanno vissuto addirittura la guerra, e quindi la mancanza di pane, la mancanza di un tetto sulla testa, la mancanza di un lenzuolo, di un letto, di un materasso, gli mancava tutto. Eppure, oltre a lamentarsi, andavano nei campi, andavano a lavorare lavori faticosissimi, e non si lamentavano perché sapevano che lamentarsi non li avrebbe risparmiati dal lavoro faticoso, né dai soldi che mancavano, né dalle miserie che c'erano. E nonostante tutto, credo che sia questo il messaggio che noi dobbiamo prendere da tutte le esperienze che ci hanno proceduto prima: andare avanti nonostante possa essere difficile. Ed è anche questa la chiave degli immigrati che vengono da noi ogni giorno. Vengono qua perché sperano di trovare di meglio di quello che hanno a casa loro. Spesso hanno la guerra, hanno situazioni di fame o hanno situazioni in cui non c'è la sanità, e quindi vengono qui per trovare di meglio. E questo che noi spesso abbiamo perso. Pretendiamo, ma non siamo disposti a fare la nostra parte per avere questo famoso meglio. E non ci accontentiamo delle piccolezze che ci sono nella giornata. Ad esempio, un buon cappuccino, quanto possa fare piacere. Un bel commento, ma quanto è buono la mattina quando ci fanno. Noi abbiamo perso il gusto di queste cose piccole. Abbiamo perso il gusto di nostro figlio che ci saluta con un bacetto, del marito che torna e ci dà un bacetto alla guancia. Non ci fa sorridere più niente, siamo diventati pigri, un po', non so, asintomatici, forse un termine giusto. Invece abbiamo a godere di quello che c'è, perché ne abbiamo veramente tanto. Prima di lasciarvi vi leggo l'ultimo pezzettino del libro. Città di mare come Latina, la tovaglia bianca stesa sulla neve presto si scioglierà, restituendo il verde del prato, l'oro della sabbia, il verde scuro imperlato d'argento degli eucalipti. Dentro di me non medita. La fioritura della primavera è in atto. Sento ogni bocciola aprirsi alla natura. Mi sento rinata. Avverto la tua presenza vicino a me in ogni momento della giornata. Vedo il tuo sorriso ogni volta che il mio pensiero ti accarezza. Mi chiedo se sia l'amore che costruisce madre e figlia, che è il filo rosso che ci tiene unite, oppure sono gli angeli. Ieri ho messo in ordine la tua casetta di legno. I gattini vivono stabilmente nella cesta di lini ormai da tempo. Quella che amorevolmente avevi preparato tu. Ho imparato che l'equilibrio è un bene prezioso, assai più della conferenza, e come tale rispettare il fatto. Non sono più commessa in quel negozio di abbigliamento come era tempo fa. Ho trovato il coraggio di licenziarmi, attinto lo spirito imprenditoriale che da sempre vive in me. Ho aperto un negozio tutto mio. Ho messo la tappezzeria che tu avevi scelto per me. Quel giorno in cui mi hai spiegato che è importante farci vivere nei nostri sogni. Era il messaggio che tu avevi per me. Tengo il poltrone e il sofà color turchese, su un pochetto bianco, grossi vasi pieni di colori di fiori di stagione. Ho lasciato una piccola poltroncina per te, perché tu possa sederti.
Giocare con Pippo, il tuo orsetto preferito. So che lo fai quando io non ti vedo. È il mio modo per averti accanto. Non potrei rinunciare a te. So che dove vai sarai felice e che un giorno potremo riabbracciarci. Durante tutto il mio percorso ho imparato che la vita vince sempre, insieme alla possibilità a chi non vuole più il tuo pensiero di risultare. Oggi sei il mio pensiero e il domani con il sorriso. Sono di nuovo incinta perché un uomo è la luce di se stesso. Ecco questa frase. Ognuno alla luce di se stesso, ci tenevo a sottolinearla, perché se ci avete fatto caso è la frase che inizia il libro e che lo finisce. Io penso che le persone abbiano qualcosa di speciale all'interno, qualcosa che possa essere migliorato, qualcosa che deve uscire fuori. Per questo tira fuori l'anima, tira fuori quello che hai. Un invito ad essere noi la luce nel buio della stanza dove viviamo, che può essere il posto di lavoro, che può essere la nostra casa, che può essere qualsiasi cosa. Non ha importanza. Quello che conta davvero è che noi riusciamo a riscattarci e a mettere in atto, a condividere quello che di meglio c'è dentro di noi. Grazie e arrivederci a tutti. E prima di lasciarvi voglio leggere una poesia di questa autrice poetessa Angela Maria Di Beni. E la poesia per questa persona è qualcosa che scorda dal cuore, è qualcosa che deriva dagli altri, è proprio un inno alla sua amicizia, alla nostra amicizia, che io voglio leggervi una piccola poesia. Ti amerò. Ti amerò in segreto senza che nessuno sappia del mio amore esclusivo per te. Vivrò in un deserto di solitudine, lontano dal tuo cuore che palpita d'amore per me e verso tutte le donne leggiadre che ti sono intorno. Questo è il tuo vivere. Ti amerò nell'oscurità della notte, senza il tuo calore che mi riscalda il cuore, che è infreddolino senza il tuo amore. Io ti amo. Mi sveglio dal sonno profondo della notte e già mi appartiene, e attendo in vano di incontrarci. Io ti amo. Un po' confusi nel prima con il poi, avvinti e tu mi inviterai infine mia al brivido più lungo.